Ok, grazie, rientriamo. Grazie Ocapi, grazie di questo. Allora, abbiamo chiuso questa prima sessione in cui abbiamo affrontato l'argomento dei dati, soprattutto con un approccio vicino alla scienza, e adesso entriamo nel terreno della tecnologia, quindi anzi proseguiamo di fatto sulla strada dove ci aveva portato Alan Mislow. Abbiamo un ospite collegato in diretta, che è Simone Brunozzi di Amazon Web Services. Vediamo se è in linea. Da dove sta tra l'altro? Dove sta Simone? Ciao Riccardo. Ecco, dove sei? Raccontaci. Fortunatamente sono in ferie per una settimana nella mia terra natia ad Assisi, però altrimenti sono di base a Singapore, come sai, quindi è un puro caso. Senti, com'è la banda da Assisi? Buona? No, per fortuna, quando ero qui qualche anno fa, avendo un fratello molto tecnologo anche lui, abbiamo banda a sufficienza per poter fare almeno una chiamata via Skype. Perfetto, tu sai che è in sala una valletta d'eccezione che cambierà le tue slide. Sì, Ti sta esatto. aiutando, Leonardo, grazie. Allora, Con un prego. bellissimo pezzetto. Il tuo intervento che ha un titolo molto ambizioso, mi pare. Sì, allora ho voluto lanciare una piccola provocazione e adesso poi spiegherò il motivo del titolo. Ovviamente il titolo si rifà a un film ben noto, a un libro e poi a un film ben noto che è il libro di Douglas Adams, che è La Guida Galattica per Autostoppisti, in cui ovviamente poi c'è tutta la faccenda del qual è la risposta alla vita, all'universo e tutto il resto, che è 42, e tra un po' capirete come mai ho voluto fare questo piccolo riferimento. Allora, siamo pronti per iniziare? Le slide sono visibili al pubblico? Penso di sì. Ok, perfetto. Allora, la prossima slide dice numero uno, Big Data. Questa conferenza è incentrata sul Big Data, che è un topic molto caldo, soprattutto in quest'anno, e addirittura se leggiamo quello che dicono molti analisti o molti bloggers, molte persone del settore, sembra che il Big Data sarà uno dei temi ancora più caldi nel 2012, quindi nell'anno che verrà. La cosa che caratterizza, next slide, il valore di un'azienda al giorno d'oggi, soprattutto se è un'azienda che si occupa di tecnologia, non è soltanto come era in precedenza il capitale, le persone che lavorano per questa azienda e l'atto stesso del creare un prodotto o un servizio, ma ovviamente i dati che questa azienda gestisce, raccoglie, immagazzina e può utilizzare cominciano a rappresentare un valore molto importante di quell'azienda stessa. Next. E quando definiamo Big Data, invece di dare una definizione troppo teorica oppure una definizione scientifica, ho preferito riportare questa frase che è direttamente da una delle presentazioni del nostro CTO di Amazon, Werner Vogels, e lui definisce il Big Data, la situazione in cui i dati che tu raccogli, i dataset, sono così enormi, così difficili da trattare, da richiedere una innovazione importante nel modo in cui questi dati vengono raccolti, immagazzinati, organizzati, analizzati ed eventualmente condivisi con altre parti dell'azienda oppure con partner o con altri servizi online. Slide successiva. Il big data è anche definito in questa maniera, che è la collezione, la raccolta e l'analisi di enormi quantità di dati, soprattutto per creare un vantaggio competitivo. E più avanti nelle successive slide farò un paio di esempi. Slide successiva. Purtroppo, soprattutto in questi anni in cui il big data è diventata una cosa molto importante e molto popolare nelle conversazioni, soprattutto nelle aziende che si occupano di tecnologia, si è scoperto che gestire enormi quantità di dati comporta delle difficoltà molto importanti. E qui ho elencato cinque tra le più importanti difficoltà. La prima cosa riguarda semplicemente il volume di questi dataset, di questi insiemi di dati, perché non stiamo parlando più di volumi di dati che possono essere gestiti con qualche disco rigido oppure trasportati via internet in qualche ora con una connessione normale, ma stiamo parlando di quantità di dati che non possono essere gestite con strumenti tradizionali, sia per la dimensione sia per il trasporto di questi dati. Inoltre, queste quantità di dati crescono a dei ritmi esponenziali. Per capirci, quando parliamo di dati, ovviamente questi dati e il valore di questi stessi dati viene rappresentato dal fatto che
se raccolgo i log delle attività degli utenti che visitano il mio sito web, e questi log sono un'enorme quantità di dati perché magari ho milioni di visite nel mio sito web ogni giorno, ovviamente posso usare questi dati e interpretarli per poter ottenere degli aiuti nel decidere, per esempio, cosa modificare nel mio sito web. Oppure posso raccogliere il comportamento dei miei utenti che utilizzano i miei servizi, posso raccogliere dati relativi a come vari componenti della mia infrastruttura informatica interagiscono tra di loro. Quindi il volume di questi dati è enorme e cresce a ritmi esponenziali. La seconda difficoltà riguarda la struttura di questi dati. Ovviamente non stiamo più di fronte semplicemente a un database relazionale. Ma di solito questi dati vengono raccolti in maniera diversa utilizzando piattaforme diverse. Quindi una parte di questi dati risiede in database relazionali, una parte viene archiviata, può essere utilizzato cold storage oppure altri sistemi a nastro oppure direttamente storage nel cloud computing. E i formati stessi in cui questi dati vengono immagazzinati possono essere diversi, può essere un insieme, sporco di dati, quindi senza una struttura, oppure può essere un dato altamente strutturato. Inoltre questi dati cominciano ad avere delle necessità importanti. Per esempio, se io ho bisogno di guardare i dati del mercato azionario per poter prendere delle decisioni su cosa fare con i miei investimenti nei successivi minuti, ho bisogno di una risposta molto veloce. E questa è una delle cose che, per esempio, molti dei clienti di Amazon Web Services fanno con l'infrastruttura di cloud computing che Amazon offre, perché essendo necessaria una risposta molto veloce, è importante avere a disposizione una infrastruttura che sia in grado di scalare in capacità molto velocemente. Oppure ho bisogno di poter guardare alla storicità dei miei dati, proprio perché riesco ad avere degli strumenti che mi fanno accedere a queste enormi quantità di dati e quindi voglio sapere non solo quello che succede ora, ma anche quello che è successo nel passato. Inoltre la possibilità di analizzare questi dati aumenta in complessità proprio perché ho strutture di dati diverse, quantità di dati diverse e questi dati stessi che io raccolgo spesso non potevano essere raccolti solo fino a qualche anno fa. Possiamo pensare a mille esempi, ma per esempio i dati del traffico di una città oppure i dati di come i telefoni o i cellulari vengono utilizzati nel corso dei mesi in una specifica area geografica. Quindi questi dati ora vengono raccolti, immagazzinati e quindi analizzarli e poter trarre delle conclusioni che abbiano un senso comincia a essere sempre più difficile. Non ultimo, ricercare questi dati, ricercare un dato all'interno di questi dati diventa sempre più complesso proprio per la dimensione, i diversi formati e il fatto che non sempre utilizzo un meccanismo di immagazzinamento di questi dati, di storage, che mi permetta di accedere a questi dati in tempo reale, ma a volte devo recuperare questi dati da un cold storage, da un archivio in cui immagazzino il grosso di questi dati, quindi recuperare questi dati richiede del tempo. Slide successiva. Fondamentalmente ci sono tre cose che possono rendere la gestione dei big data più facile. Una di queste è il cloud computing, quindi un'infrastruttura agile e flessibile che io posso utilizzare per gestire quantità di dati enormi. Un'altra cosa è Hadoop e cose collegate ad Hadoop. Hadoop è un framework che mi permette di gestire applicazioni data intensive e ovviamente di dividere il carico di lavoro in più macchine, più server e ovviamente dei tool che sono specifici per la gestione dei big data. E noi vedremo questi tre argomenti nei prossimi minuti. Slide successiva. Adesso numero due parlo di cloud computing. Slide successiva, ovviamente lavoro per Amazon Web Services, quindi voglio spendere pochissime parole, pochi secondi, però per descrivere cosa Amazon Web Services fornisce in specifico. E ovviamente questo si applica in generale al settore del cloud computing. Slide successiva. Mi focalizzo in questo specifico momento su uno dei servizi che Amazon fornisce che si chiama Amazon EC2. EC2 sta per Elastic Compute Cloud e essenzialmente fornisce delle macchine virtuali on demand, quindi io posso semplicemente fare una chiamata API oppure un click nella Management Console e lanciare una, 10, 100, 1000 macchine virtuali
E il modo in cui io pago queste macchine virtuali è as you go, quindi pago semplicemente per la capacità che utilizzo per ogni ora di utilizzo. Posso utilizzare diversi sistemi, Linux, Windows, FreeBSD, OpenSolaris e così via, e posso utilizzare diversi tipi di macchine virtuali. Ci sono alcune macchine virtuali che hanno una, diciamo così, una infrastruttura fisica semplicemente general purpose, quindi macchine generiche, un'architettura x86, che hanno un buon compromesso tra memoria, CPU, banda disponibili, eccetera. Poi, visto che è importante anche poter ottimizzare le performance di una macchina virtuale specificamente per un tipo di carico di lavoro, Amazon EC2 fornisce anche diversi tipi di macchine virtuali specializzate, una con un'altissima quantità di memoria, un'altra con molta CPU, alcune macchine che sono specifiche per high performance computing, quindi per processi in cui sia necessario scambiare dati con una altissima frequenza e con una banda molto alta e ovviamente con una grande capacità di calcolo a sua volta, oppure addirittura le graphic processing unit, quindi macchine per il calcolo mobile che sono particolarmente adatte per carichi di lavoro specifici, come potrebbe essere per esempio la simulazione del tempo, del weather, oppure simulazioni bancarie e finanziarie. Slide successiva. In particolare c'è un tipo di queste macchine che si chiama, ha un nome molto criptico, si chiama CC2 8 Extra Large. CC2 sta per Cluster Compute 2, è la seconda generazione di una macchina virtuale specifica per la creazione di cluster ad alte performance e ha le caratteristiche che vedete nella slide, quindi una grandissima capacità di calcolo, 60 giga di memoria e oltre 3 terabyte di storage per un costo orario. Quindi io posso utilizzare queste macchine anche solamente per poche ore, pagandole per ora. Il motivo per cui vi sto mostrando i dettagli di questa macchina in particolare, quindi andiamo alla slide successiva, è che alcune settimane fa in uno dei nostri data center, quello che abbiamo in Virginia, abbiamo deciso di lanciare un cluster di queste macchine virtuali, quindi 1064 macchine per un totale di 17.000 cores, che hanno ottenuto una performance di oltre 240 teraflop per un costo orario di circa 2.500 dollari. E il motivo per cui il titolo di questa presentazione era 42 è che, slide successiva, con questo cluster lanciato on demand, siamo riusciti a balzare nella 42esima posizione nella lista dei top 500 supercomputer del mondo. E questo è un dato molto importante perché stiamo parlando non di un cluster di computer costruito nell'arco di un anno e mezzo, investendo molti milioni di dollari, ma di un qualcosa che qualsiasi cliente nel mondo, qualsiasi persona nel mondo può affittare semplicemente con un account Amazon Web Services e una carta di credito. E quindi la rivoluzione, tra virgolette, di questa possibilità è che anche laboratori, gruppi di ricerca o aziende che hanno necessità di un cluster di computing che abbia le possibilità di gestire big data, può utilizzare una capacità on demand e ottenere delle performance paragonabili a quelle di cluster multimilionari. Slide successiva. Ci sono poi altre aziende, non solo Amazon Web Services, che utilizzano la cloud di Amazon per creare dei cluster di questo tipo. Nella slide che vedete, questo è uno screenshot del sito di Compute Cycles, che ha creato un cluster di 30.000 cores per circa 1.200 dollari l'ora, ottenendo delle performance veramente elevate e distribuendo il carico in 3 continenti nel mondo. Slide successiva. Dovreste vedere delle carte di credito, non so se sono lì oppure no, perché ho avuto un po' di problemi nel caricare l'ultima versione delle slide. Comunque, in sostanza, la possibilità di utilizzare queste capacità è senza limiti perché basta, come dicevo, creare un account e ovviamente con un metodo di pagamento, fornendo un metodo di pagamento, chiunque è in grado di lanciare un cluster e utilizzarlo per gestire i propri big data. Slide successiva dovrebbe esserci il riferimento ad alcuni altri servizi di Amazon Web Services che voglio accennare molto brevemente. E ovviamente questi servizi sono legati al big data. Per esempio, Amazon S3 è un servizio che permette di immagazzinare enormi quantità di dati. Import-export permette di mandare fisicamente i propri dati
nei data center di Amazon oppure di recuperarli. E questa è una cosa che molte persone, che sorprende molte persone all'inizio, perché quando pensiamo a cloud computing, a cloud, a internet, spesso ci limitiamo a pensare a una connessione a banda larga. In realtà, quando si tratta di big data, spesso stiamo parlando di petabytes di dati, quindi milioni di gigabytes, di dati. E per trasferire queste enormi quantità di dati, spesso non è sufficiente una connessione a internet, per quanto possa essere performante. In quei casi, la maniera migliore è mettere i dati in dischi rigidi oppure in nastri, spedirli fisicamente. Ovviamente questi dati possono essere cifrati per essere sicuri che nulla vada perso. E poi questi dati raggiungono il data center di Amazon e vengono caricati nel vostro account Amazon S3. Però ovviamente anche se la latenza è di qualche giorno, la banda di questo trasferimento può essere illimitata. Oppure è possibile stabilire una connessione diretta, quindi un cavo dedicato se vogliamo, tra i data center o l'ufficio o la sede dell'azienda che vuole gestire questi big data e uno dei data center di Amazon. Questo servizio si chiama Direct Connect. È anche possibile incrementare la sicurezza e fare in modo che la parte nel cloud, le macchine virtuali che io utilizzo nel cloud, non siano esposte in nessun modo all'accesso pubblico, ma possono essere, diciamo così, utilizzate solamente dai membri di questa azienda oppure dai dipendenti di questa azienda tramite una connessione cifrata e protetta. Quindi questi servizi fanno un po' da contorno al fatto che è possibile gestire big data, quindi grandi quantità di dati, senza doversi preoccupare, per esempio, di come trasferire i dati o come immagazzinare i dati. Slide successiva, dovrebbe essere numero 3, Hadoop EMR, se non sbaglio. API. API, perfetto, quindi questa è stata spiegata. Una delle caratteristiche più importanti della piattaforma di cloud di Amazon e in generale di quello che secondo noi è il vero cloud computing è che tutto quello che può essere fatto nella cloud può utilizzare una API, quindi una Application Program Interface, per poter lanciare un server, caricare dei dati, modificare la configurazione di alcune cose, eccetera. E questo permette non solo alle persone, agli amministratori di questi sistemi, di poter interagire attraverso solitamente una interfaccia a più alto livello, ma permette anche a diversi pezzi di software di poter parlare tra di loro. Per esempio, Amazon.com stessa utilizza moltissimo la piattaforma Amazon Web Services anche per Big Data Analytics oppure per esempio il poter imparare dai comportamenti degli utenti che visitano il sito web e poter migliorare l'efficacia dei prodotti che vengono mostrati. E questo comporta che diversi pezzi di software possano interagire tra di loro utilizzando queste API e poter fare qualsiasi cosa che una persona, un umano, tramite un'interfaccia ad alto livello è in grado di fare. Quindi questo dà un'enorme flessibilità a una infrastruttura di questo tipo. Slide successiva, numero 3, quindi il terzo elemento che rende la gestione dei big data più facile è in particolare tutta la corrente del MapReduce e in particolare un prodotto che si chiama Hadoop, un software open source che permette di gestire enormi quantità di dati e di far processare questi dati in anche migliaia di nodi allo stesso tempo. EMR sta per Elastic MapReduce, che è il prodotto di Amazon Web Services che permette di lanciare un cluster Hadoop nella cloud di Amazon in pochi istanti. Slide successiva. In particolare ci sono queste caratteristiche che rendono Hadoop molto utile per la gestione di big data. Il sistema di storage e di immagazzinamento dati è un file system distribuito. Quindi io posso utilizzare fino a 4096 nodi, oppure anche multipli di questo numero con una configurazione diversa, per poter immagazzinare quantità di dati praticamente infinite. E la funzione principale che Hadoop fornisce è la cosiddetta MapReduce, quindi mappare una serie di dati, quindi tra virgolette filtrarli per poi ridurli, ovvero calcolare per esempio un particolare valore di questi dati. Per esempio, per capirci, io potrei avere un testo e potrei applicare una funzione MapReduce che mi calcola quante lettere dell'alfabeto sono presenti in questo testo, per esempio 1000A, 300B,
415C e così via. Questa è una funzione MapReduce. Ovviamente posso fare cose molto più utili di questa se applico MapReduce a una grande quantità di dati. Inoltre Hadoop è scalabile, posso utilizzare una macchina, 1000 macchine, 4000 macchine e le performance di Hadoop crescono in maniera praticamente lineare. Inoltre posso usare uno schema di dati o no, a seconda dei casi. Quindi questo mi dà molta flessibilità perché posso utilizzare diversi schemi, diversi dataset, diversi insiemi di dati organizzati in maniera diversa. Quindi uno può provenire da un database relazionale, uno può essere semplicemente una lista di log di attività che vengono fatte nel mio sito web, una può essere transazioni finanziarie del mio sistema di carte di credito. Quindi con schemi diversi e logiche diverse, e posso elaborare questi dati insieme utilizzando Hadoop. Slide successiva. In particolare, visto che Hadoop è un software non semplicissimo da configurare, da mettere in piedi, soprattutto se voglio farlo su una grande quantità di macchine, posso utilizzare Elastic MapReduce, che in sostanza è Hadoop on demand. Posso cliccare nella Management Console, nella console di gestione che Amazon Web Services fornisce, e in pochi clic posso dire: questo è il mio database, il mio insieme di dati che voglio gestire, che voglio processare, questo è il MapReduce che voglio fare, quindi l'algoritmo che voglio applicare, vai, processa, e posso scalare il numero di macchine, il numero di server virtuali che gestiscono questi dati anche mentre i dati vengono elaborati. Quindi se mi rendo conto, per esempio, che immaginiamo che io voglia analizzare le transazioni finanziarie dell'ultimo giorno, e inizio con 100 macchine, mi rendo conto che questo processo sta chiedendo più tempo del previsto, posso far crescere il cluster di macchine a 200, 300, 500, 1000 macchine e velocizzare i tempi di risposta, e posso farlo anche quando il processo è già iniziato. Slide successiva, dovrebbe esserci il numero 4, Big Data Tools. C'è uno screenshot di Amazon della Management Console. Okay. Questa è la Management Console in cui appunto posso fare questi tre semplici passi e caricare i miei dati, selezionare il MapReduce e poi scaricare i risultati di nuovo in Amazon S3. Slide successiva, numero 4, Big Data Tools. Qui c'è uno screenshot nella slide successiva di KarmaSphere, che è una delle tantissime aziende che fornisce dei tool specifici per la gestione di Big Data. E in particolare KarmaSphere utilizza Amazon Web Services per poter fornire l'infrastruttura per poi far girare i software che forniscono un servizio di data analytics. E la caratteristica di KarmaSphere è che non hanno limiti nella quantità di dati che possono essere gestiti ed analizzati. Ovviamente KarmaSphere utilizza Hadoop tra gli strumenti necessari per poter analizzare grandi quantità di dati, e per esempio KarmaSphere stessa tra i suoi clienti annovera moltissimi istituti finanziari, moltissimi laboratori scientifici o istituzioni scientifiche che cominciano ad avere la necessità di gestire questi big data, ma hanno anche la necessità di poter far girare delle analytics che possano interpretare questi dati per avere il famoso vantaggio competitivo di cui parlavamo prima. Slide successiva, dovrebbe esserci conclusions. Sì. Abbiamo visto questi quattro argomenti, in sostanza abbiamo parlato di cosa significa big data per noi, avere una quantità di dati così grande da rendere necessario l'utilizzo di tool specifici e di sistemi specifici per poterli immagazzinare, per poterli elaborare ed analizzare. Cloud computing fornisce una infrastruttura flessibile che permette veramente in pochi minuti di poter avere a propria disposizione un cluster di macchine, anche migliaia di macchine, e poter raggiungere performance che sono paragonabili a quelle di cluster, diciamo così, più tradizionali. E ovviamente Hadoop è uno dei player più importanti, una delle innovazioni più importanti nel campo dei big data, perché permette veramente di analizzare i dati con una semplicità che prima non esisteva. Per capirci, prima che Hadoop venisse inventato e creato da Yahoo, tra l'altro, i big data, perché c'erano big data anche allora, basta pensare ai search engines, a Google, a Yahoo ed altre aziende che raccoglievano enormi quantità di dati, in quei casi c'erano programmatori che scrivevano procedure ad hoc
poter analizzare questi dati. Quindi c'era una necessità continua di reinventare la ruota, cioè di costruire sempre, ogni volta, un programma intero che fosse disegnato specificamente per poter analizzare quei dati. Hadoop invece gioca un po' da livellatore in questo campo, ovvero permette anche a programmatori normali, con una quantità di tempo abbastanza limitata, di poter mettere in piedi degli algoritmi che poi possono analizzare queste grandi quantità di dati. E quindi, infine, è necessario anche poter utilizzare i tools per gestire o analizzare questi big data, e KarmaSphere, per esempio, era uno di quegli esempi. Slide finale, dovreste avere semplicemente i miei contatti, sì. Il mio Twitter account è Simon, se volete contattarmi via Twitter. Non so se sulla slide c'è anche il nome di Nicola Previati, che è un mio collega che è lì presente alla conferenza. Non c'è, però... non c'è, quindi Nicola lo invito a salutare con la manina, così almeno potete fare le domande difficili a lui, visto che io non sono lì presente. E contattare lui se avete domande più specifiche su Amazon Web Services. Ho cercato di rimanere nei tempi previsti, visto che bravissimo. Ho detto che la conferenza stava andando un po' per le lunghe, quindi spero che almeno questo l'abbiate apprezzato. E non so se ci sono domande dall'audience, se abbiamo tempo per due domande. Ce n'è una da Twitter. Perfetto. Ce ne sono alcune da Twitter, te ne posso leggere una? Sì, dimmi pure. One question for Simone. Is it true that Amazon took advantage of cross-site data leakage to sell more? La fa Andy Carvin, che aveva già domandato. Secondo me è Andy Carvin, scusate. Sbagliato. Sì, Cyber Andy. Ok, questo credo che riguardi Amazon Retail, e nello specifico non so a cosa lui si stia riferendo. Quindi purtroppo non ho nessuna risposta da dare. Io mi occupo di Amazon Web Services, che è una divisione separata di Amazon.com, la parte retail, e quindi per questa domanda specifica non ho assolutamente conoscenza della situazione, quindi purtroppo non posso rispondere. Abbiamo un'altra domanda, magari, quindi sfruttiamo magari l'ultimo minuto per un'altra domanda specifica su Big Data o Cloud Computing. Simone, c'è una domanda al volo dalla sala, te la faccio fare al sì. volo. Benissimo. Ciao, Amazon Ciao, gira buongiorno. Sul suo cloud stesso oppure... è un'infrastruttura specifica? Allora, gira sul suo cloud stesso. Infatti il 11 novembre 2010, ovvero poco più di un anno fa, tutta Amazon.com ufficialmente gira su Amazon Web Services. E quindi diciamo che è da oltre un anno che l'intera infrastruttura della parte e-commerce di Amazon gira su Amazon. Ci sono ancora alcuni sistemi fisici che, diciamo così, erano stati messi in piedi anni fa, per operazioni di back-end, su quelli diciamo stiamo lavorando per portare praticamente tutto su Amazon Web Services, però in particolare parlando di Big Data e Hadoop, moltissime attività relative al Big Data adesso girano tutte su Amazon Web Services, visto che la infrastruttura di Amazon Web Services è cresciuta così tanto negli ultimi anni da poter permettere veramente anche a molti big players come Amazon.com stessa di far girare migliaia di macchine senza nessun problema di prestazioni o nessuna diminuzione di prestazioni nei confronti degli altri clienti. Quindi in un certo senso Amazon.com è semplicemente uno dei tanti clienti di Amazon Web Services. Ma grazie Simone, devo dire che la grazie banda mille. Larga ha funzionato. Perfetto, il collegamento è stato buono, arrivavi forte e chiaro. Grazie tante per la tua presentazione. Perfetto. Un saluto a tutti. Ciao.